Buongiorno e benvenuti al TG delle buone notizie. In questi pochi minuti che abbiamo a disposizione parleremo di un'associazione chiamata EMA Pesciolino Rosso, che si occupa di sostenere ragazzi con difficoltà. Scopriamo insieme come è nata. L'associazione è nata dopo la scomparsa di Emanuele, un ragazzo di soli 16 anni che a causa di uso di droghe si è buttato da un ponte ed è annegato. Il padre Gianpietro Ghidini, dopo averlo sognato, ha acquisito tutte le forze del figlio e, nonostante la sofferenza, ha fondato questa associazione. È proprio papà Gianpietro che abbiamo incontrato venerdì 18 marzo alla chiesa di Villa San Martino insieme agli altri ragazzi delle classi terze. Lui ci ha raccontato la sua storia, ci ha parlato della sua esperienza, ci ha dato tanti insegnamenti e consigli. Lui ci ha detto che in passato aveva speso tutto il tempo della sua vita lavorando e pensando solo al successo che poteva ottenere con il suo impiego. Si è dimenticato dell'amore, ha lasciato sua moglie e i suoi figli per crescere nel suo ambito lavorativo. Per questo ha lasciato che suo figlio prendesse la strada sbagliata. Questa storia si possono trarre grandi insegnamenti riguardanti l'importanza della vita, dei sentimenti e soprattutto della famiglia, che ci sarà sempre per ogni volta in cui avremo bisogno. Ci insegna quindi a non prendere esempio dalla scelta fatta da Emanuele, a parlare con gli altri gli eventuali problemi e a non tenersi tutto dentro, perché molte difficoltà si risolvono parlandone con persone di cui ci fidiamo. Buongiorno a tutti dal TG Manzoni. Oggi parleremo di Samantha Cristoforetti, Torno nello spazio. Nel 2022 Samantha Cristoforetti sarà di nuovo sulla Stazione Spaziale Internazionale, una nuova impresa. Ma chi è Samantha Cristoforetti? Samantha Cristoforetti nasce nel 1977 a Milano, ma è originaria di Mali, la città in cui cresce. Frequenta gli studi superiori, prima a Bolzano e poi a Trieste. Conferisce una laurea in ingegneria meccanica all'Università di Monaco di Baviera, in Germania, nel 2001. Frequenta l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Nel 2009 viene reclutata dall'Agenzia Spaziale Europea e 5 anni dopo è la prima astronauta italiana ad effettuare un viaggio spaziale. Nel 2015 viene nominata ambasciatrice dall'UNICEF in un evento organizzato dall'Aeronautica Militare. A portare in orbita con l'aggancio con la Stazione Spaziale Internazionale sarà la navicella Crew Dragon di SpaceX. Samantha Cristoforetti ha già iniziato l'addestramento e si è di nuovo immersa nel mondo dell'IS. Gli esperimenti scientifici della Samantha Cristoforetti sono in linea con l'obiettivo di arrivare a missioni di lunga durata. Questa del ritorno nello spazio da parte di un astronauta italiano. Ah, è una notizia molto bella perché lei è una grande appassionata e inoltre è praticamente l'unica astronauta europea fino ad oggi a condurre la missione con due uomini. Buonasera a tutti, questo è il TG delle buone notizie, l'omaggio a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nelle monete da 2 euro. Un omaggio in 3 milioni di pezzi dedicato ai due giudici simbolo della lotta alla mafia. Hanno corso legale le nuove monete da 2 euro, completamente dedicate a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Raffigurano infatti un'immagine dei due magistrati che nel 1992 hanno perso la vita nelle drammatiche stragi di Capaci e di Via D'Amelio, assieme agli uomini e alle donne della loro scorta. Le monete però concretamente non esistono ancora. Per le date di emissione si attende ancora un decreto ad hoc, ma è prevista nei prossimi mesi. Sulla faccia della moneta è incisa la celebre fotografia scattata da Toni Gentile, in cui Falcone e Borsellino sono ritratti insieme e sorridenti. Lo scatto risale al 27 marzo 1992, proprio pochi mesi prima della loro morte. I due magistrati si trovavano in un evento pubblico al Palazzo Trinacria di Palermo, nel rione della casa, per la presentazione della candidatura alla Camera dei Deputati del collega Giuseppe Ayala. Sulla moneta, ad opera di Valerio De Seta, si ritrova in alto, ad arco, la scritta Falcone Borsellino. Sotto le date 1992-2022, rispettivamente, anno della scomparsa dei magistrati e anno di emissione della moneta, tra le quali è inserito l'acronimo della Repubblica Italiana RI, a destra R, identificativo della Zecca di Roma, a sinistra V di S, sigla dell'autore Valerio De Seta. Nel giro le 12 stelle dell'Unione Europea.
Salve, buongiorno a tutti. Oggi voglio parlarvi dal TG Manzoni di una buona notizia, cioè quella di Arthur Bordallo, che è un genio set artist che utilizza i rifiuti per creare delle incredibili opere d'arte. Arthur Bordallo è appunto un giovane street artist portoghese, nato a Lisbona nel 1997. Utilizza il nome d'artista Bordallo II, che ha scelto come omaggio suo nonno, il pittore Riad Bordallo, al fine di promuovere una continuità e una reinvenzione della sua eredità artistica. Io ho finito e quindi passo la linea a Andrea, che vi parlerà di una cosa che è successa a Milano. Ciao! Salve, buongiorno a tutti. Intanto volevo ringraziare Gabriel per la linea e oggi vi volevo parlare di una notizia che è successa a Milano. E sto parlando dal TG Manzoni. Allora, a Milano è partito il progetto pilota di Save Dogs, che è un progetto ARC che prevede assistenza veterinaria gratuita e kit di prima necessità per i cani delle persone senza tetto che vivono in strada. Spesso le persone senza tetto condividono la loro vita con un compagno a quattro zampe, che è un unico amico che gli sta sempre accanto e che per molti di loro è una famiglia praticamente. Con l'aumento della crisi e della povertà degli ultimi anni, purtroppo sono aumentati anche i numeri delle persone che sono in difficoltà e sono costrette a dormire per strada. Io vi ringrazio a tutti e vi saluto dal TG.